ricordiamo che anche sul blog di CFC Legal mettiamo invece molti contenuti tecnici, quelli ad esempio di cui parleremo questa sera, il problema delle cartelle del valore di fino a 5.000 euro, gli avvisi bonari, come risolvere con l'Agenzia delle Entrate in caso di debiti importanti tramite il saldo e stralcio per le aziende, la transazione fiscale. Insomma, non voglio anticipare, ma sono davvero tantissimi gli argomenti, quindi vi consiglio di visitare il blog. Poi Simone, ci siamo, questa è tua, lo sai, ci tengo perché insomma un grande risultato. Sì, un risultato enorme, perché per chi non lo sapesse Forbes è la rivista più importante al mondo per quanto riguarda i rilievi economici e ogni anno stila delle classifiche tra tutte le categorie, no? Molti di voi lo leggono, quindi sugli uomini più ricchi del mondo, le donne più ricche del mondo, i professionisti, magari gli sportivi più pagati. Tra queste classifiche c'è anche quella dei 100 professionisti più importanti. Ovviamente Forbes a livello italiano ci ha inserito nella classifica dei 100 studi legali più importanti in Italia. Ora, anche se noi non siamo propriamente uno studio legale, perché noi siamo un'azienda legale, la definiamo così, quindi con delle peculiarità appunto diverse da quelle di uno studio legale, ma ci hanno inserito comunque in questa classifica che ci riempie d'orgoglio, anche perché ricordiamolo, l'altra volta ho detto che siamo una startup, ma in realtà Carmine giustamente mi ha corretto che siamo una startup come azienda legale, ma facciamo questo lavoro, quindi l'annullamento delle cartelle esattoriali, la consulenza in materia tributaria da praticamente 20 anni. Quindi l'azienda invece nasce da pochissimo e comunque essere inseriti in questa classifica veramente ci riempie d'orgoglio e ci dà la forza di continuare così come stiamo facendo, ad aiutare gli imprenditori. Allora Simone, le domande che sono arrivate sono tantissime, diciamo che io ho cercato con il team legale di raccogliere per preparare chiaramente le slide. Sono arrivate, Simone, come potrai immaginare, tantissime domande sulla rottamazione ter, sugli avvisi bonari, sulle cartelle di 5.000 euro. Dimmi Simone, vedo che vuoi... Voglio dire sì, che le risposte non sono preparate, io non conosco ancora le domande, quindi è una vera diretta. Allora, mettiamola così Simone, volevo prima di entrare nell'aspetto tecnico dove parleremo di tutto quello che poi ci è stato richiesto durante gli ultimi 10-15 giorni, fare un attimo un quadro proprio generalissimo, cioè ricordiamolo che comunque stiamo vivendo un momento davvero complicatissimo da un punto di vista economico, cioè le aziende che purtroppo hanno chiuso per colpa dei riflessi ovviamente negativi sull'economia del coronavirus sono state veramente tantissime e sembra che però ci sia questa ripartenza, Simone, nel senso si parla insomma di una V, nel senso dopo che c'è stato un calo importante sembra che ci sia una ripresa insomma di pari valore, quindi anche questa importante, definita quindi come balzo a V di Verona, giusto per capirci. Effettivamente si parla di un 4-5% in più come PIL, ricordiamolo che però veniamo da una crisi davvero tremenda, abbiamo perso più o meno il 10% l'anno scorso. Quindi infatti diciamo che il segno più è sicuramente un aspetto molto positivo, ma diciamo che almeno dall'impressione che quella presa, appunto quel 4%, quel 4,5% di cui parlano deve fare riferimento al 10% dell'anno, meno 10% dell'anno precedente, quindi in realtà non è un 4, è qualcosa più che qualcosa in meno, però l'importante è che il trend sia positivo a mio avviso. Speriamo che poi in prosieguo ci siano dei più ancora maggiori rispetto a quelli previsti negli ultimi anni. Ovviamente cercheremo di comprendere adesso, scendendo negli aspetti tecnici, come evitare che le problematiche con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate di riscossione possano frenare la ripresa dei singoli imprenditori. Siamo di fronte, ovviamente abbiamo visto un aumento della pressione fiscale davvero importante. Ricordiamolo Simone, giusto sempre per essere precisi, perché ho notato che a volte anche alcuni giornalisti non hanno le idee chiarissime, che questa è la pressione fiscale alla quale va aggiunta quella contributiva. Cioè, nel senso, non è che noi paghiamo solo il 43% di tasse, perché a questi vanno aggiunti i contributi. O come imprenditore, chiaramente, o relativamente sul costo del lavoro. Vai Simone. Effettivamente devo dire, Carmine, che durante i Tax Show Live, quando facciamo presente questo aspetto, nel senso che al 43% di pressione fiscale va aggiunta anche quella contributiva, anche diciamo i giornalisti, gli ospiti più attenti rimangono un pochino esterrefatti da questa soglia, però effettivamente è così ed è però molto preoccupante che la maggior parte delle persone
anche gli addetti ai lavori non si rendano conto di queste cifre che sono contro gli imprenditori e a favore della tassazione. Allora Simone, ovviamente nella nostra narrativa, quindi lo voglio già anticipare adesso, stiamo facendo un quadro chiaro di quali sono le problematiche per poi arrivare in una fase centrale dove scendiamo nel tecnico di quelle che sono chiaramente tutte le nuove normative, cosa ci aspetta da qui a breve, cosa sta già accadendo invece in questi giorni, per poi parlare invece della possibilità di risolverle tutte queste problematiche, perché nella terza parte vorrei soffermarmi invece con te Simone su come risolvere i problemi che magari andremo a vedere adesso, che altro non sono una sintesi di tutto quello che c'è stato già richiesto da parte delle persone che seguono questo webinar. Quindi vediamo anche... Hai detto in maniera molto molto oculata che per gli imprenditori questo è un momento fondamentale, perché una parte importantissima e fondamentale della ripresa riguarda anche la gestione delle tasse, cioè di tutto il pregresso, quindi di quello del pregresso che hanno accumulato, ma soprattutto di tutte le tasse che sono state sospese nell'ultimo anno e mezzo e con cui gli imprenditori tra poco dovranno avere a che fare. Quindi riuscire, non dico a risolvere, ma comunque a gestire in maniera molto importante questo debito, sia passato che presente, è fondamentale per poi dare delle risorse verso nuovi investimenti e non doversi sempre guardare indietro. Allora Simone, piccolo ragionamento. Allora, partiamo dalla relazione di 10 giorni fa della Corte dei Conti, per far capire di come ci sia stato comunque un'analisi fatta dalla Corte dei Conti. Io l'ho letta molto attentamente e devo essere sincero, Simone, qui siamo in un webinar chiuso, quindi magari possiamo spingerci un po' più avanti nei nostri ragionamenti rispetto a lunedì sera, quando chiaramente siamo live davanti a tutti. Devo dire che a me ha fatto un po' paura, perché mi sembra che stiano ridisegnando la ex Equitalia. Quindi cosa voglio dire? Quando era un anno e mezzo fa, 2 anni fa, no? Più o meno, insomma, che si è iniziato a parlare del passaggio dalla Equitalia, ricordiamola, dall'Agenzia delle Entrate, purtroppo devo dire la verità, questo buco dell'anno del coronavirus, cioè, è incredibile, perché è come se non fosse esistito. Quindi stiamo parlando di 3 anni fa, Simone, perfettamente ragione, quando si parlava di come la ex Equitalia, quindi Equitalia, doveva trasformarsi in un ente, il nuovo ente chiamato Agenzia delle Entrate e Riscossione, ed essere più vicino agli imprenditori, ai contribuenti, ai professionisti. C'è da dire una cosa, Simone, che all'epoca fu incredibile, perché insomma il passaggio non è stato minimamente indolore, anzi c'è stato sicuramente un peggioramento. Arrivo a breve, Simone, su come è importante fare un minimo di cronistoria. C'è da dire, dobbiamo essere sinceri, che con gli ultimi decreti alcuni passaggi verso gli imprenditori ci sono stati. Se vogliamo parlare ad esempio della possibilità di fare le rateizzazioni nuovamente anche per chi è decaduto dalla rottamazione, per chi era decaduto dalle vecchie rateizzazioni senza dover saldare, poi scenderemo sempre un po' più nel dettaglio, quindi seguiteci, ma è importante comprendere il contesto. C'è da dire, Simone, che hanno permesso sempre, il governo ad esempio ha introdotto in maniera sostanziale, non formale, cosa voglio dire, che finalmente si può utilizzare il vero saldo e stralcio per le aziende, quindi l'utilizzo della transazione fiscale. Voglio aggiungere l'ulteriore cosa, argomento di questi giorni, la possibilità di eliminare tutti i ruoli, tra virgolette, le cartelle notificate, la semplifico fino al 2010, dell'importo di 5.000 euro per chi ha un reddito sotto i 30.000 euro. C'è da dire che dei passi avanti da parte del governo ci sono stati. Diciamo, Carmine, che anche un'altra novità importantissima è stata quella per chi riceve un pignoramento del conto corrente, comunque un pignoramento nella sua sfera personale patrimoniale, di eliminare, quindi di cancellare il pignoramento facendo un'istanza di rateizzazione che poi viene accolta e pagando la prima rata, cosa che prima non era possibile e creava tante difficoltà. Quindi, come giustamente stai evidenziando, sì, il trend era quello di concedere comunque sempre più garanzie e opportunità agli imprenditori di non essere affossati dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali, proprio per il periodo che stiamo vivendo. Poi, a nostro avviso, la gestione delle problematiche con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione è stata non pienamente corretta, si poteva fare di più e meglio, però
bisogna dire la verità, qualche passo nei confronti degli imprenditori era stato fatto. Arriviamo, dopo tutta questa grande premessa, alla relazione della Corte dei Conti, che a me ha fatto venire i brividi, Simone. Sì, diciamo che la Corte dei Conti, per chi non lo sapesse, è l'organo dello Stato che deve vigilare su come vengono spesi i soldi degli italiani, quindi sui conti pubblici. Quindi fa questa relazione annuale in cui fa sostanzialmente delle proposte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per dei consigli utili per poter migliorare il rendimento della riscossione e degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali. Purtroppo, da come leggeremo tra poco e come spiegherò, sembra di essere tornati indietro di 20 anni da quello che dicono all'inizio della riscossione, quando garanzie per gli contribuenti e per gli imprenditori sostanzialmente non esistevano ed Equitalia appena nata aveva veramente il potere di vita e di morte sulle aziende. Poi voglio fare, infatti, entriamo un po' nel merito, anche che ricordo che il webinar dura fino alle 20, era arrivata una domanda, quindi ci tengo a precisarlo. Iniziamo a scendere un poco più nel dettaglio, ma è importante capire cosa prevede la Corte dei Conti, perché bisogna comprendere una cosa, che le problematiche vanno risolte prima che diventino sempre più difficili da risolvere. Questo è il senso di questi ragionamenti. Siamo stati abituati, Simone, a considerare la prima casa, poi tecnicamente non è la prima casa, è l'abitazione principale, però chiamiamola in gergo la prima casa, come qualcosa che non poteva mai essere attaccato da un punto di vista di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Diciamo che questo era una delle cose sostanziali che era cambiata con il decreto suicidi, perché come tutti ricorderanno, diciamo a cavallo tra il 2011 e il 2013, con la grandissima crisi economica di subprime che poi si era riversata anche in Italia, ci fu una grandissima crisi economica, la crisi immobiliare, e ci furono tantissimi suicidi da parte di poveri imprenditori, proprio perché molto spesso Equitalia arrivava a pignorare anche la prima casa degli italiani. E fu Renzi, adesso ne sono quasi certo, che comunque mise questo paletto, quindi inserì questo paletto dicendo che non era possibile che la prima casa degli italiani venisse toccata anche per chi avesse una situazione debitoria insostenibile. E quindi, diciamo, ormai erano quasi 9 anni che questo era ormai un principio acquisito, ma è un principio acquisito in tutti gli ordinamenti democratici al mondo, che almeno la prima casa, quindi dove sono stati fatti tanti sacrifici, non può essere toccata né dal fisco né da nessun altro. Simone, invece, sembra che la Corte dei Conti abbia detto, appunto, iniziamo a toccare anche, tra virgolette, la prima casa, quindi l'abitazione principale, indipendentemente poi anche dai valori. Simone, se non sbaglio, anche con i pignoramenti presso terzi, con riferimento alle pensioni e gli stipendi, mi sembra che ci voglia essere un peggioramento da un punto di vista di poteri che potrà avere l'Agenzia delle Entrate. Assolutamente sì, perché diciamo che il pignoramento presso terzi, quindi presso un conto corrente, o il pignoramento dello stipendio e della pensione avevano delle regole diverse. Cioè, mentre il pignoramento del conto corrente poteva fin dall'inizio essere eseguito da Equitalia senza alcuna garanzia per il contribuente, significa che Agenzia Entrate Riscossione notifica il provvedimento alla banca ancora prima che all'imprenditore, ma credo che chiunque ci stia seguendo più o meno abbia avuto un provvedimento del genere. Quindi la banca, senza avvisare l'imprenditore, bloccava il conto e tutto quello che c'è sul conto corrente viene ancora oggi assegnato ad Equitalia entro 60 giorni. Cosa diversa era invece nel caso in cui il pignoramento riguardasse la pensione o lo stipendio di un lavoratore dipendente. In questo caso Agenzia Entrate e Riscossione non poteva procedere direttamente e non può procedere direttamente al pignoramento del quinto della pensione o del quinto dello stipendio, ma deve passare per la garanzia del tribunale, cioè deve notificare, deve depositare il ricorso in tribunale, il quale tribunale fissa un'udienza in contraddittorio. Significa che il contribuente ha sempre la possibilità di difendersi e poter evitare questo
pignoramento dello stipendio, appunto se le cartelle magari sono viziate o comunque se ci sono una serie di irregolarità che non permettono di procedere col pignoramento, e questa è una cosa molto importante. Ebbene, la Corte dei Conti invece nella sua relazione vuole uniformare tutti i pignoramenti presso terzi, cioè anche nei confronti dell'azienda in cui lavora il lavoratore o nei confronti dell'INPS potrà eseguire il pignoramento senza passare più per la garanzia di un tribunale, ma un giorno l'imprenditore o il contribuente si ritroverà pignorato lo stipendio o la pensione senza neanche che sia stato avvisato dall'Agenzia delle Entrate e riscossione. E questa è una cosa gravissima che davvero non capisco come la Corte dei Conti possa aver partorito un provvedimento, comunque solo aver pensato ad una situazione del genere. Il problema qual è, Carmine? Che noi, come abbiamo visto negli anni, quando si comincia a parlare di determinate cose, appunto attraverso una relazione, attraverso un convegno o comunque basta anche una conferenza stampa, magicamente questi provvedimenti poi diventano realtà. E quindi la nostra paura è che da qui a breve si cominci a parlare realmente di questi provvedimenti e che poi vengano inseriti nella nostra legislazione. E per gli imprenditori e comunque per i contribuenti questo sarebbe veramente un peggioramento incredibile delle proprie condizioni. Allora Simone, voglio cogliere l'occasione di questa slide per dire qual è stata la novità positiva sulle rateizzazioni, quindi previste dagli ultimi decreti, per vedere come già la vogliono cambiare. Quindi praticamente la possibilità oggi che grazie ad una istanza di rateizzazione con il pagamento della prima rata, comunque le azioni esecutive devono decadere. Sì, sì, è davvero incredibile questa cosa, perché ricordiamo che sono passati, credo, 5-6 mesi da quando è stata introdotta questa grandissima novità per gli imprenditori che noi abbiamo salutato in maniera positiva, cioè quella, tant'è vero che anche le nostre strategie processuali sono cambiate proprio sulla base di questa norma, che permette all'imprenditore, una volta ricevuta un'azione esecutiva, di poter chiedere la rateizzazione e col pagamento della prima rata sostanzialmente estinguere il pignoramento. Quindi, per fare un esempio, se l'Agenzia Entrate e Riscossione pignora un conto corrente con 100.000 euro sul conto, prima l'imprenditore non avrebbe potuto fare più nulla e quei 100.000 euro sarebbero andati nelle tasche di Agenzia Entrate e Riscossione. Oggi l'imprenditore può, attraverso una richiesta di rateizzazione che venga accolta e pagando la prima rata, può cominciare a pagare le rate e ne può saltare ben 10. Nel frattempo il conto corrente viene liberato e 100.000 euro rimangono sul conto corrente. Passa qualche mese e leggiamo dalla Corte dei Conti che una volta ricevuta un'azione esecutiva addirittura... Simone, sì. Vorrei approfittare per lanciare un sondaggio per capire di come e quanto può impattare sulle tasche di tutti quanti noi. Quindi lancio un sondaggio e rispondete, così ci permette di rendere anche vivo questo webinar. Quindi chiedo alle persone se avete in questo momento una rateizzazione in corso. Quindi vuol dire se chiaramente avete delle cartelle con le quali prima ovviamente dello stop della riscossione stavate pagando le rate. Allora vedo che insomma c'è un bel numero di persone che adesso... Okay. Perfetto, allora stiamo arrivando, sì, grazie mille per le votazioni. Allora io direi termina sondaggio a questo punto, vediamo di condividere anche i risultati, quindi come potete vedere il 70% comunque ha una rateizzazione. Simone, perché ho lanciato questo sondaggio? Perché bisogna iniziare a fare molta, molta attenzione. Adesso parleremo della rateizzazione, quindi di quello che prevede la norma attuale, di quello che prevede ovviamente la Corte dei Conti come ipotesi di cambio, ma attenzione perché nella norma attuale tra le righe c'è una discriminazione tremenda che ci auguriamo possa essere eliminata. Simone, torniamo alla rateizzazione. Sì, dicevo proprio questo, che quindi mentre oggi, quindi già oggi, l'imprenditore poteva salvare i propri soldi sul conto corrente semplicemente presentando una rateizzazione che veniva accolta e pagando la prima rata, se questo provvedimento, questa relazione della Corte dei Conti dovesse diventare realtà, l'imprenditore non potrebbe fare più nulla, addirittura non potrebbe neanche più rateizzare quelle somme che sono oggetto del pignoramento. Quindi un peggioramento davvero incredibile. Per importi elevati addirittura
propongono di fare un'attestazione da parte quindi di un attestatore che possa garantire, tra virgolette, il pagamento o comunque attestare la temporanea difficoltà per poter avere la rateizzazione. Quindi diventerebbe anche e comunque molto molto più complicato avere la rateizzazione senza un atto di pignoramento. Oggi le rateizzazioni, ricordiamo, che sono praticamente immediate per chi la richiede, diciamo, 5 anni, altrimenti ci vogliono dei parametri particolari per poter avere 10 anni di rateizzazione. Cambierebbe totalmente la situazione. Ricordiamo che oggi poi c'è doppio vantaggio, perché oggi, diciamo, chiunque è decaduto da una rateizzazione potrebbe, oddio, non proprio chiunque, poi dopo lo spiegheremo, diciamo che chi oggi non ha delle rateizzazioni in corso, non era decaduto da rateizzazioni, può rateizzare nuovamente il proprio debito, cosa che invece non potrebbe più accadere se questa norma, se questa proposta venisse poi accolta. Allora, Simone, vorrei cogliere l'occasione adesso per fare un ragionamento e parlare di rateizzazioni, perché per come ormai sembra l'andazzo, ricordiamo una cosa, premessa, dividiamo Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione. Bisogna fare molta attenzione, perché la comunicazione, che cosa ci dice oggi? Quindi il mainstream, la televisione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione riprenderà la propria attività dal 1° di luglio del 2021, quindi diciamo più o meno fra 20 giorni. Attenzione ad una cosa, che l'Agenzia delle Entrate è già ripartita. Cioè, Simone, vogliamo sottolineare questo aspetto importantissimo? Sì, hai fatto bene a fare questa distinzione, perché c'è un clima di relativa calma in giro, nel senso che gli imprenditori in questo momento si sentono davvero tranquilli e si sono quasi dimenticati, diciamoci la verità, del pagamento del pregresso che riguardi l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ma cosa diversa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione sono invece gli avvisi di accertamento, che ricordiamo sono i provvedimenti con cui comincia sostanzialmente l'attività di riscossione, no? Perché sono i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che notifica all'imprenditore quando c'è un vizio nelle dichiarazioni del reddito o comunque nella stesura del bilancio, quindi quando non si paga quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate rispetto a quello che si dovrebbe pagare. A quel punto arrivano gli avvisi bonari, dopo gli avvisi bonari arriva l'avviso di accertamento. Ebbene, l'avviso di accertamento è già un atto esecutivo oggi, ricordiamolo, quindi già in quel caso l'imprenditore, se non paga, è passibile di azioni, non paga o non rateizza con l'Agenzia delle Entrate, è passibile di azioni esecutive. Quindi state molto attenti, perché mentre le cartelle esattoriali sono sospese, gli avvisi di accertamento sono in questo momento in corso, cioè chiunque di noi, se ovviamente ci sono determinate caratteristiche, può ricevere già oggi un avviso di accertamento, e tantissimi imprenditori nell'ultimo mese lo hanno già ricevuto. Si parla di centinaia di migliaia di avvisi di accertamento che stanno per arrivare, e quindi la stragrande maggioranza degli italiani, forse degli imprenditori italiani, li riceverà da qui a qualche giorno, comunque a qualche settimana. Quindi state molto attenti, perché l'avviso di accertamento può essere impugnato per vizi di merito solo entro 60 giorni. Quindi la prima cosa che deve fare un imprenditore avveduto, appena arriva l'avviso bonario, quindi neanche l'avviso di accertamento, è andare da un professionista specializzato, far analizzare quell'avviso bonario, che poi si sa che diventerà avviso di accertamento, perché il professionista, appunto, che è esperto di questa materia, potrà stilare una strategia la più corretta per poter poi seguire questo avviso bonario fino all'avviso di accertamento e all'eventuale poi cartella esattoriale. Quindi si può. Se mi permetti di dire, Simone, per chiudere il cerchio, perché stiamo facendo un quadro davvero completo. Io so che non è semplice anche per noi, insomma, cercare di spiegare con semplicità. Esatto, perché si parla dal momento in cui io devo pagare le imposte. Quando non pago le imposte, non pago il giusto, comunque l'Agenzia delle Entrate ritiene che non sia quello il dovuto, si arriva ad un oggi invito a comparire. Semplicemente, Carmine, si è dichiarato e non si è versato quanto dichiarato, che già è la situazione classica dell'imprenditore. Quindi arriva poi magari l'invito a comparire, che oggi è obbligatorio, insomma, da qualche mese. In questo invito a comparire, diciamo, si trasforma in un come contenuto in un avviso di accertamento. Questo avviso di accertamento posso chiaramente gestirlo in un modo conciliativo
con l'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere in una prima fase o dopo un ricorso, quindi parliamo di conciliazione giudiziale, dopodiché tutto ciò si potrebbe trasformare in una cartella di pagamento. Questa cartella di pagamento chiaramente potrebbe essere impugnata in determinati modi, con un'autotutela, piuttosto che magari con la legge 228 o piuttosto con un ricorso in tribunale. E anche questo poi dovrebbe andare primo, secondo e terzo grado per poi poter considerare lo strumento massimo che permette di gestire tutti questi debiti, sia che siano dell'Agenzia delle Entrate o che siano dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, quindi la ex Equitalia, con il nuovo saldo e stralcio per le aziende, quindi una transazione fiscale che permette di ottenere riduzioni fino anche all'80% del debito complessivo e anche ratezzando il dovuto. Simone, lo so che l'ho fatta molto complessa, ma voglio solo chiedere, Simone, per dare un messaggio, che oggi non basta dire impugno una cartella o faccio un ricorso per un avviso di accertamento o mi presenta l'Agenzia delle Entrate per un invito a comparire, quindi per il contraddittorio su quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate, ma c'è bisogno di avere un'idea di una strategia molto più ampia che duri nel tempo, anche perché, Simone, posso essere franco, parliamo di debiti con lo Stato, non è così semplice gestirli, ridurli o anche eliminarli, e ti passo la palla. Sì, sì, ma infatti io volevo semplificare dicendo proprio questo, al di là di arrivare poi alle, diciamo, quando ci sono i presupposti di arrivare, come dicevi tu, alla riduzione del debito o addirittura all'annullamento totale, preso nei tempi e nei modi giusti, un avviso di accertamento, quindi un invito a comparire che poi diventa avviso di accertamento, può dare la possibilità all'imprenditore di slare il pagamento fino anche a 7-8 anni. Quindi se noi oggi... Anche di un avviso bonario, perché ad esempio oggi stanno arrivando tantissimi avvisi bonari che, diciamolo semplice, da soli non sono impugnabili, ci siamo, Simone, ma con un'attenta strategia io posso comprendere che magari se non ne ho la possibilità, quindi partiamo sempre dal presupposto che parliamo di imprenditori che hanno problemi finanziari dovuti a, chiaramente, alla crisi che stiamo vivendo. Quindi non è una strategia per non pagare, no, assolutamente no, quindi togliamo questo ragionamento laterale, è una strategia per chi si trova in difficoltà e, permettimi di utilizzare il nostro slogan, Simone, ha desiderio di tornare ad essere un imprenditore libero e nuovamente un contribuente sano, perché la finalità è quella di tornare ad essere dei contribuenti sani, ma la situazione problematica va gestita. Dall'avviso bonario all'invito a comparire, avviso di accertamento, cartella esattoriale, fino anche alla transazione fiscale, con una strategia ampia, come giustamente dicevi tu, Simone, magari non anche per cercare di eliminare il debito, ma per gestirlo in un modo finanziario. Ma infatti, Carmine, poi io volevo aggiungere un'altra cosa, diciamoci la verità, che anche magari l'imprenditore non in difficoltà, quindi che finanziariamente può affrontare un avviso di accertamento, comunque non è detto che lo Stato stia facendo delle richieste giuste. Quindi anche se c'è, cioè, un imprenditore oggi ha il dovere morale e poi anche, voglio dire, personale, perché sono i soldi suoi, di pagare solo quanto è dovuto o quando è dovuto, perché purtroppo ci siamo resi conto in questi anni che tantissime volte, già a partire dagli avvisi bonari, appunto dagli inviti a comparire, dagli avvisi di accertamento o comunque nella fase delle cartelle esattoriali, nella fase della riscossione, ci sono tantissimi vizi o richieste illegittime da parte dello Stato. Quindi l'imprenditore sempre ha il dovere di accertare che quello che sta per pagare sia realmente dovuto. Poi, appunto, magari lo Stato è stato bravissimo, ha fatto tutte le cose per bene e quindi poi si decide cosa fare, ma molto spesso ci si rende conto che le richieste sono illegittime, quindi perché pagare quello che non si è dovuto? Posso farti una domanda, Simone, perdonami, proprio su quello che stai dicendo. Allora, domanda numero uno, poi passo alla seconda, ma ti chiedo di rispondere ovviamente anche alla prima. Ma questo è un tuo pensiero? È una tua idea? No, non è una, allora, sicuramente è una mia idea, ma la mia idea è suffragata dalle sentenze. Cioè, ricordiamoci che tutto quello che noi diciamo, ripeto, sono idee nostre, idee mie in questo caso che sto parlando, ma perché deriva dall'esperienza di tante, tantissime sentenze di Cassazione, quindi non solo di primo e secondo grado, ma di Cassazione, che ormai da anni sono, tra virgolette, a favore del contribuente, cioè che nella
controversia tra lo Stato e il contribuente, hanno dato ragione al contribuente, che quindi alla fine non ha pagato perché lo Stato si era comportato in maniera non legittima. Quindi le nostre credenze, tra virgolette, le nostre convinzioni derivano dall'esperienza di queste sentenze, che in più di un'occasione, anzi in decine e decine di occasioni, sono diventate granitiche contro lo Stato. E ricordiamolo, Carmine, quante volte, nonostante queste sentenze si ripetano ormai da anni e anni, e lo Stato continua a fare le stesse cose pur avendo queste sentenze? Ricordiamolo una. La seconda domanda volevo fare, vediamo se indovino qual è questa. Perché, Simone, si sta parlando in questo periodo, vediamo se riesco ad agganciarmi, della possibilità di rottamare, nel senso di eliminare tutte le cartelle che hanno più di 5 anni? Come al solito ti sei agganciato. Sì, volevo dire, infatti l'esempio che volevo fare è proprio questo, la prescrizione. La prescrizione delle cartelle, ricordiamolo, diciamo, è stato un argomento molto molto dibattuto a livello di giurisprudenza dei giudici. Per tanti anni si sono interrogati se le cartelle esattoriali si prescrivessero entro 5 anni o entro 10 anni dalla notifica della cartella. Che significa 5 anni o 10 anni? Cioè quanto tempo ha lo Stato per poter riscuotere quei debiti, quei crediti nei confronti dell'imprenditore? Dopo, diciamo, questi contrasti a livello giurisprudenziale, si è arrivati nel 2016 a una sentenza delle sezioni unite, seguita da decine di altre sentenze, che hanno stabilito che la prescrizione delle cartelle è di 5 anni e non di 10. Significa che se io ricevo la notifica di una cartella esattoriale il 1 gennaio del 2014, quella cartella si prescrive, quindi è annullabile, il 1 gennaio del 2019, trascorsi 5 anni. Ora, che cosa succede? Che nonostante le numerose sentenze della Cassazione si sono ripetute su questo termine quinquennale, lo Stato continua a ritenere che invece la prescrizione di quelle delle cartelle esattoriali sia di 10 anni, cosa che non è vera. E quindi tutti i ricorsi che noi facciamo dove c'è la notifica che abbia più di 5 anni, noi otteniamo la prescrizione, e lo Stato, nonostante ciò, continua a ritenere la notifica delle cartelle di 10 anni. Quindi cosa accade? Se noi andiamo allo sportello dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, diciamo: guarda, questa cartella, dalla notifica sono passati 8 anni, me l'annulli? Cosa dirà l'agente della riscossione? Io non te lo annullo perché devono passare almeno 10 anni. Nonostante introduco, perché vedo tantissimi commenti normalmente su Facebook, su YouTube, quindi dove facciamo vedere tutto quello che stiamo dicendo anche tramite sentenze. Non è vero, basta andare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, allo sportello, e farsela annullare. Possiamo sfatare questo mito, che è pericolosissimo? Sì, io sfido chiunque a portarci un caso in cui si va davanti all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, cioè sì, all'agente della riscossione, si chiede l'annullamento di una cartella esattoriale per prescrizione. Se me lo portate, io ritiro tutto quello che ho detto, perché non è possibile che ciò accada, ma per un motivo molto semplice: perché la prescrizione non la può dichiarare nessun altro se non un giudice. Quindi lo sportello, il dipendente dello sportello di Equitalia, non potrà mai annullare una cartella, anche se prescritta da 20 anni, perché la prescrizione deve essere dichiarata da un giudice. Cioè l'imprenditore deve andare davanti al tribunale e chiedere al giudice di annullare quella cartella perché sono trascorsi più di 5 anni. Il giudice è l'unico che con una sentenza può annullare quel debito. Se invece qualunque altro soggetto non può farlo, quindi è impossibile materialmente che l'agente della riscossione, un dipendente dell'agente della riscossione, possa annullare quel debito a chi che sia. Allora, Simone, io vorrei lanciare adesso un caso risolto e ricordarvi che appena rientriamo voglio farvi vedere perché è non importante, fondamentale, anche se state rateizzando, decidere cosa fare adesso, perché la Corte dei Conti ha detto che forse non si potrà fare per sempre. Attenzione, chiedo alla regia di lanciare il video.
Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra sezione Caso Risolto. Questa sera insieme a me l'avvocato Filippo Ronchieri. Benvenuto avvocato. Buonasera a lei e a tutti i suoi ospiti. Buonasera. Allora avvocato, io so che ha portato comunque un caso assolutamente utile in questo periodo storico dove c'è la ripresa della riscossione. Ma prima di iniziare le chiedo e le faccio la solita domanda. Abbiamo la sentenza? La sentenza è qua con me. Perfetto, quindi sentenza alla mano, iniziamo ad affrontare la tematica e quindi il caso concreto che abbiamo trattato. Il caso che occupa oggi ha riguardo a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che è stata ricevuta da un imprenditore che chiaramente impaurito di vedere aggredita la propria casa si è rivolto a noi e noi siamo riusciti ad annullare il debito nella sua completezza. Le voglio fare una domanda, giusto per essere chiari. Mi può ripetere, proprio anche per chiarezza, perché sono documenti che purtroppo in questo periodo inizieranno ad arrivare in una maniera importante e massiva, il nome di questo documento, quindi che cosa io poi trovo nella lettera? Stiamo parlando di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Questo che cosa comporta nel tempo? Comporta che successivamente Agenzia Entrata e Riscossione possa svolgere la confisca, quindi l'espropriazione della casa, dell'abitazione che può essere anche un capannone di un'azienda. Quindi diciamo è qualcosa che tocca davvero gli aspetti proprio quasi intimi, mi permetto di dire, di un imprenditore se stiamo parlando di una casa o comunque può andare a toccare degli aspetti imprenditoriali, perché voglio fare un ragionamento con lei. Avvocato, mi deve permettere questi 30 secondi. Ricordiamoci che cosa avviene normalmente nella pratica quando poi c'è un pignoramento di una casa piuttosto che di un capannone? Nel senso, ipotizziamo di avere un valore commerciale di 500.000 euro. Devo fare per forza un numero, cosa che a noi non piace fare, però dobbiamo fare in questo caso per forza utilizzarli. Valore commerciale 500.000 euro, magari debito ed ipoteca più o meno di 250.000 euro. Nel proseguire con l'azione di pignoramento e di vendita, normalmente cosa avviene come prezzo di vendita e di realizzo tramite il tribunale? Allora, per quanto riguarda l'ipoteca, noi dobbiamo tenere sempre in considerazione due cifre. La prima sono i 20.000 euro, cioè l'ipoteca può essere svolta solamente per i debiti che sono al di sopra dei 20.000 euro. E in secondo ordine, l'ipoteca viene iscritta per il doppio del valore del credito per il quale l'agenzia appunto procede. E poi normalmente quando si va all'asta, io realizzo i 500.000 euro del valore commerciale o un valore assolutamente inferiore perché faccio la prima asta, la seconda e così via? Un valore assolutamente inferiore al livello commerciale. Quindi dobbiamo dire, nell'esempio che stiamo facendo, che a fronte di 500.000 euro di valore commerciale, purtroppo quella comunicazione di cui stiamo parlando, che poi è l'inizio di un'altra attività ovviamente successiva di pignoramento e di vendita, molto probabilmente lo venderò, qui stiamo facendo un esempio e stiamo generalizzando, a 300.000 euro. Quindi non solo ho subito l'aggressione di quell'immobile, ma ho anche perso molto di più di quello che era nella realtà il debito che io avevo. Esattamente. E questo è davvero, insomma, qualcosa che bisogna affrontare con assoluta tempestività. La cosa interessante, lei ha detto e vorrei sottolinearla, è che non solo è stata annullata in questo caso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma anche tutti gli atti che erano, noi diciamo, prodromici o comunque erano antecedenti a questa comunicazione. Perché noi tradotto, siamo riusciti ad annullare? Noi siamo riusciti ad annullare tutto e ora le spiego anche come. Sostanzialmente noi abbiamo davanti al giudice contestato le fotocopie che erano state depositate dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Perché che cosa era successo? Noi avevamo innanzitutto contestato la legittimità della notifica di tutti gli atti. Il giudice, rilevata la nostra contestazione e soprattutto data la precisa e circostanziata nostra osservazione sulla non corrispondenza tra le copie fotostatiche e l'originale, ha ordinato affinché Agenzia Entrate e Riscossione producesse gli originali.
Lo sa che cosa è successo? Agenzia Entrate e Riscossione non ha prodotto gli originali e quindi il giudice ha rigettato la loro posizione e ha accolto il nostro ricorso. Avvocato, le voglio fare una domanda, adesso abbasso un poco il tono perché siamo stati tecnici, abbiamo compreso la difficoltà e la paura. E invece quando poi siete ritornati dall'imprenditore e lo avete incontrato per insomma raccontargli quello che era appena successo, come l'ha presa? Si è sentito completamente sollevato, perché è stata un'esperienza unica per lui, aveva visto il frutto del lavoro di una vita, la casa, aggredita per un errore, e questo ha fatto sì che lui potesse finalmente ritornare a essere sereno e a concentrarsi sulla sua attività imprenditoriale. È fondamentale anticipare i tempi, perché è vero, e siete stati davvero bravi ad riuscire ad aiutare questo imprenditore che sicuramente è un imprenditore che finalmente torna ad essere sano, a rimettersi in gioco e a poter pagare i propri fornitori e i propri dipendenti. Ma quanto è fondamentale anticipare questi problemi? Le ultime due parole e poi chiudiamo. Assolutamente, noi siamo a disposizione per tutte i chiarimenti e per tutto ciò che sono i vizi della notifica da parte dell'Agenzia di Entrata e Riscossione, e soprattutto siamo al fianco degli imprenditori per trovare la strada migliore per appunto vedere annullato il loro debito. Avvocato Ronchieri, io voglio ringraziare lei e tutto il team legale, capitanato come sempre dall'avvocato Simone Forte, perché io lo ripeto e ci tengo tantissimo, sono felicissimo quando riusciamo ad aiutare gli imprenditori, perché crediamo che siano la spina dorsale della nostra economia. E voglio concludere dicendo che anche questa volta abbiamo trattato un caso risolto. Grazie dell'opportunità e posso dire il caso è risolto. Grazie mille avvocato, alla prossima. Buona serata, arrivederci. Eccomi, sono rientrato, facciamo rientrare l'avvocato Forte. Allora Simone, è davvero bellissimo vedere di come comunque determinati problemi possano essere risolti. Noi cerchiamo anche di diffondere il più possibile tramite proprio gli interventi che facciamo il lunedì sera su Tax Show Live, quindi ancora se c'è qualcuno che non ci segue fatelo, condividete quelle dirette, le trovate anche su Facebook, invitate degli amici, mettete mi piace al canale, perché io credo che l'informazione sia la cosa più importante, il potere più importante nelle mani di ogni imprenditore. La conoscenza, sapere che è possibile risolvere. Premetto, Simone, lo sottolineo, nulla è semplice, nel senso non esiste la bacchetta magica, ovviamente sono problematiche importantissime, di fronte c'è lo Stato, un debito da pagare, quindi come potete immaginare sono situazioni molto complesse, come giustamente dicevi tu, Simone, esistono sentenze della Cassazione che dicono qualcosa, ma esistono ancora giudici di primo grado e di secondo grado che dicono il contrario. Quindi è un percorso. Simone, due parole su questo aspetto perché credo che sia fondamentale. Sì, è un percorso, il più delle volte, a ostacoli. Questo imprenditore è stato fortunato perché già in primo grado, no, abbiamo risolto il problema, ma molto spesso bisogna andare più là, quindi un percorso che si fa insieme sia dal punto di vista tecnico, spesso anche dal punto di vista psicologico e anche proprio della gestione del debito. Poi lo sappiamo, l'ipoteca è un provvedimento veramente afflittivo per chi la riceve, perché va a toccare una cosa, la proprietà, che per noi italiani è veramente fondamentale, e quindi crea davvero tanto malumore, tanta angoscia nell'imprenditore. Quindi vederlo poi di nuovo tornare a sorridere per noi è un motivo di grandissimo orgoglio e grandissima gioia. Allora Simone, prima di far vedere questo video abbiamo parlato proprio della tempestività e anche proprio insomma l'avvocato Ronchieri ci ha fatto vedere all'interno di questo caso risolto di come sia stato fondamentale aggredire il problema il prima possibile. Perché mi voglio ricollegare alla rateizzazione? Ti voglio fare una domanda Simone, abbiamo visto che il 70% degli imprenditori che stanno guardando e sono qui con noi adesso hanno una rateizzazione in essere. È vero che se ho una rateizzazione in essere non posso fare più nulla, Simone? E poi ci agganciamo alla Corte dei Conti. Sì, diciamo che contrariamente
a quello che tutti pensano, e purtroppo tantissimi professionisti molto spesso dicono agli imprenditori che seguono, è che quando si è rateizzato un debito non è più possibile fare ricorso, bisogna solo pagare ratealmente, ma comunque bisogna pagare fino alla fine per evitare che poi Equitalia possa aggredire il loro patrimonio. Ebbene, arrivare alla fine, Simone, possiamo dire che oltre i professionisti, che poi normalmente fanno un altro mestiere, quindi è anche normale che non abbiano determinate informazioni, anche tanti giudici di primo e parecchi di secondo grado, insomma, non hanno le idee chiare? Sì, sì, ma diciamo che infatti poi è un'idea sbagliata, un'idea illegittima, ma generalizzata, perché anche i giudici non leggono bene la legge, non leggono bene le carte, soprattutto quelli di primo e secondo grado, perché a volte fanno delle sentenze incomprensibili per chi è un tecnico del diritto, però fortunatamente, come dicevamo, poi esiste la Cassazione. La Cassazione che a più riprese negli ultimi anni lo ha detto a chiare lettere che la rateizzazione non significa riconoscere il proprio debito e addirittura non interrompe la prescrizione. Quindi anche la prescrizione, quindi anche rateizzando non si interrompe neanche la prescrizione delle cartelle esattoriali. Quindi non solo è possibile presentare il ricorso, ma le chance di poterlo vincere se ci sono dei vizi rimangono intatte, cioè la rateizzazione non intacca i vizi delle cartelle esattoriali, che siano la prescrizione, i vizi di notifica o qualunque altro vizio possa riguardare le cartelle esattoriali. Allora Simone, voglio lanciare innanzitutto un altro sondaggio, perché la domanda che sto per farti è legata proprio a questo, quindi vi chiedo, lancio adesso il sondaggio, se avete aderito alla rottamazione ter, quindi se avete chiaramente delle rate che state pagando e che, insomma, mi auguro siano state pagate almeno fino al 2019, il che vuol dire che siamo ancora in tempo per poter pagare, ahimè, adesso scenderemo nel dettaglio, un bel numero di rate entro il 31 luglio del 2021. Ahimè Carmine, secondo me era meglio che non le pagavano le rate del 2019, poi spiegheremo perché. Esattamente, è incredibile ma è vero, incredibile ma vero. Allora, siamo arrivati anche qui, a questo punto chiudo il sondaggio, grazie mille per le risposte che chiaramente ci servono sempre per fare dei ragionamenti insieme, quindi lo facciamo vedere, il 66% ha una rottamazione ter in essere. Allora Simone, io mi collego alla rottamazione, vai. Scusa, due imprenditori su tre hanno in essere sia una rottamazione che una rateizzazione, quindi è un argomento che riguarda due imprenditori su tre. E adesso voglio collegarmi. Numero uno, Simone, è vero che se ho aderito alla rottamazione ter non posso impugnare nulla? E aggiungo questo, Simone, perché ricordiamolo che nel modulo era scritto che mi impegnavo a non fare ricorsi, ad abbandonare eventuali ricorsi. Giusto, Simone? Perché ricordiamo anche da dove nascono poi determinati pensieri. Infatti diciamo che i dubbi che nascevano sulla rateizzazione, sulla rottamazione, diventavano per sia per professionisti che per certezze sostanzialmente. Dicendo, perché guarda bene, è scritto sul modulo di adesione alla rottamazione. Solo, ahimè, che tanti professionisti e anche tanti magistrati non andavano bene a leggere cosa c'era scritto su quel modulo, per cui quel modulo era, diciamo, dava la possibilità solo di impegnarsi a non intraprendere nuovi ricorsi. Impegnarsi che diciamo l'impegno nasceva solo nel momento in cui si erano pagate tutte le rate della rottamazione, quindi finché la rottamazione non è conclusa è sempre possibile proporre il ricorso. E questo lo dici tu? No, questo lo dice la Cassazione, perché anche in questo caso devo dire che io l'ho detto prima della Cassazione. Questo è vero, però. Questo è vero. L'ho sempre detto, non vi preoccupate, perché la Cassazione arriverà prima o poi a dare ragione a quello che noi già dicevamo nelle sedi di primo grado e secondo grado. Poi la rottamazione è un provvedimento che nasce 2 o 3 anni fa, quindi diciamo le uniche sentenze sono del 2020, ma sono totalmente favorevoli a quello che dicevamo noi, cioè la rottamazione anche lì non solo non interrompe i termini di prescrizione, non è neanche un riconoscimento del debito e permette di poter impugnare le cartelle nelle stesse modalità come se la rottamazione non esistesse. L'unico limite rispetto alla rateizzazione è che il ricorso deve finire prima del pagamento di tutte le rate della rottamazione, perché una volta che si è pagato
si sono pagate tutte le rate, quindi nel 2023 si compiva quell'impegno, quindi la rottamazione diventava definitivamente efficace e quindi il ricorso deve essere poi ritirato. Ma fino a quel momento si è liberi di poter impugnare qualunque cosa. Aggiungo, tanto è vero quello che stiamo dicendo, quindi proprio a sottolineare quello che stiamo dicendo, che la Corte dei Conti vuole cambiare la normativa, quindi non più un pensiero, ma la normativa, e vuole prevedere che... A te, Simone? Sì, diciamo che sostanzialmente con la rottamazione, innanzitutto, come dicevamo, devono essere pagate tutte le rate del 2020 e nel caso, entro novembre devono essere pagate anche tutte le rate del 2021. In questo caso poi, con la rateizzazione, innanzitutto bisogna rinunciare al contenzioso, quindi cambia la grande novità negativa dalla parte della Corte dei Conti, proprio a sottolineare di quanto è vero, Simone, che invece oggi non è vero che che non si possa impugnare il debito in caso di rottamazione e in caso di rateizzazione. La Corte dei Conti vorrebbe prevedere un cambio di norma e dire che il pensiero di professionisti o di chiaramente giudici di primo e di secondo grado dovrebbe diventare legge, ma questo sottolinea di quanto oggi non sia vero. No, ma tra l'altro, Carmine, questa revisione che vuole fare la Corte dei Conti dà ragione proprio a noi, perché se non ci fosse stato, se fino ad oggi non avessimo avuto ragione noi, non sarebbe stato necessario specificare che con la rateizzazione bisogna rinunciare al ricorso. Il fatto che loro lo abbiano detto significa che fino ad oggi è certificato, cioè questa relazione certifica il fatto che fino ad oggi le rateizzazioni, le rottamazioni non significano abbandonare i propri ricorsi e adesso poter continuare ad impugnare i casi di vizi. Rispondiamo a brevissimo anche alla domanda che è arrivata sul condono dei 5.000 euro. Terminiamo sulla rottamazione terre. Simone, perché tu prima tra le righe hai fatto una battuta e hai anche detto forse era meglio, ad una mia affermazione, che magari gli imprenditori non versavano le rate del 2020 e quindi si trovavano oggi decaduti dal 2019. Coronavirus. Sempre il coronavirus, hai ragione. L'anno orribilis. Prego, Simone. Sì, perché cosa è successo? Che sostanzialmente quando è nata la rottamazione terra, gli imprenditori le prime due rate le devono pagare a luglio 2019 e a novembre 2019, o comunque chi non aveva pagato luglio poi diedero la possibilità di pagare due rate nel novembre 2019, poi nel 2020 è cominciato il coronavirus. Per tutti coloro che hanno pagato le rate del 2019, oggi che cosa succede? Che dovranno, come dicevo prima, pagare tutte le rate del 2020 entro il 31 luglio di questo anno, del 2021, e dopo 4 mesi, quindi a novembre, devono pagare tutte le rate del 2021. Quindi è un vero e proprio salasso per gli imprenditori. Corrisponde, Simone, ricordiamo anche più o meno percentualmente a cosa corrisponde. A circa il 40% di tutto il debito rottamato. Significa che se un imprenditore aveva 130.000 euro di debito e ha avuto uno sconto di sanzioni e interessi di 30.000 euro, restavano 100.000 euro, dovrà pagare 20.000 euro a luglio e 20.000 euro a novembre per poter continuare poi normalmente con le rate della rottamazione nel 2022. Se non lo fa, decade dalla rottamazione, quindi il debito ritorna integrale e non può più rateizzarlo. Quindi che cosa significa? Che l'imprenditore, se si dovrà pagare delle cifre enormi e se non lo fa si troverà in una grandissima difficoltà. Cosa diversa chi invece non ha pagato paradossalmente le rate del 2019, perché nel 2019 è decaduto dalla rottamazione ter, nel 2020 è cominciato il coronavirus e quindi si sono fermate anche le azioni esecutive, non è stato più aggredito da Equitalia, ma con le rate per cui era decaduto può rateizzarle un'altra, quindi può rateizzare tutto il debito, quindi non con lo sconto di sanzioni e interessi, ma può rateizzarlo nuovamente saltando ben 10 rate, quindi una condizione di grandissimo vantaggio rispetto a chi invece ha pagato le rate del 2019.
Allora, prima di rispondere, Simone, solo un intermezzo questo a chi ci ha chiesto sui 5.000 euro, quindi il condono delle cartelle. Adesso scenderemo nel merito e vi diremo anche di che cosa si sta discutendo in questo momento nelle varie commissioni in Parlamento. Vi voglio ricordare quindi di lunedì 14 giugno, ore 19, saremo su Tax Show Live su YouTube e su Facebook. Seguiteci e ripeto, condividete queste dirette, fateci sapere se vi piace anche, insomma, tutta l'informazione che vi stiamo dando, perché cerchiamo comunque di dare più conoscenza possibile agli imprenditori. Quindi ritorniamo un attimo a noi. Simone, possiamo rispondere relativamente a questa domanda che ci è arrivata? Quindi questo condono dei 5.000 euro? Non lo chiamiamo condono, altrimenti poi non li fanno più perché li chiamano condoni. Diciamo uno sconto, comunque un annullamento delle cartelle. Qui il condono fa arrabbiare qualcuno. Ebbene sì, la norma è diventata legge, quindi tutte le cartelle inferiori a 5.000 euro, ricordiamo, 5.000 euro significa comprese sanzioni ed interessi, che sono state notificate fino al 31 dicembre del 2010, se però, attenzione, chi è titolare di quelle cartelle ha avuto un reddito inferiore a 30.000 euro, allora potrà, un imponibile inferiore a 30.000 euro potrà giovarsi della cancellazione di quelle cartelle. Se il reddito invece è superiore a 30.000 euro, ricordiamo il reddito imponibile del 2019, queste cartelle, pur essendo inferiori a 5.000 euro, non potranno essere cancellate. Quindi tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 30.000 euro avranno la cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro notificate dal 2000 al 2010. Gli altri purtroppo, non, ovviamente questo poi non riguarderà invece chi ha redditi superiori. Quindi primo limite, ruoli fino al 2010, secondo limite, importo fino ai 5.000 euro, terzo limite, Simone, sono i redditi, giusto? Ricordiamo che verranno cancellate anche se fanno parte di rottamazione ter e saldo e stralcio. Quindi se queste cartelle sono state comunque rottamate, oggetto di saldo e stralcio, verranno comunque eliminate. Quello che si è già pagato invece non verrà restituito, ma verrà compensato con eventuali futuri debiti se esistenti. Per essere chiari, Simone, chiaramente potrebbe anche capitare che la cartella sia superiore a 5.000 euro perché composta da ruoli inferiori a 5.000 euro. Se vogliamo fare un esempio, giusto Sì, per diciamo chiarire. che la cartella normalmente si divide in ruoli, diciamo che quello che vanno a vedere appunto non è la cartella, noi semplifichiamo dicendo la cartella, ma è il ruolo. Quindi se una cartella per esempio ha un ruolo di Agenzia delle Entrate inferiore a 5.000 euro, un ruolo di INPS inferiore a 5.000 euro, verranno entrambi cancellati, anche se la cartella nella totalità era superiore a 5.000 euro. Quindi bisogna andare a vedere il ruolo e non la cartella. Allora, Simone, ovviamente torniamo al discorso di prima. Vogliono anche eliminare di default, attenzione, tutte le cartelle, semplifichiamo sempre, che hanno più di 5 anni. Quindi questo è quello di cui si sta discutendo in questo momento. Ma facciamo attenzione ad una cosa, con un warning grande così. Attenzione perché un po' fumo negli occhi, in quanto vale sempre che non ci sia stato un atto interruttivo della prescrizione. Attenzione perché altrimenti si fa festa troppo presto. Simone? Sì, e innanzitutto appunto bisognerà capire se poi questo provvedimento diventerà mai, o comunque quest'idea diventerà mai legge, ma come dicevi giustamente tu, oggi soprattutto gli imprenditori che ricevono le notifiche via PEC, diciamo che le notifiche sono diventate velocissime, per cui quando non si paga il debito è molto molto probabile che si riceva comunque un atto interruttivo della prescrizione nel limite dei 5 anni. Anzi, in 5 anni magari arrivano 3 o 4 di atti interruttivi, come abbiamo visto negli ultimi anni prima del coronavirus, per cui è una legge che verrà applicata veramente in pochissimi casi, anche se dovesse diventare legge. Quindi, diciamo, non come dicevi giustamente tu, non cantiamo vittoria troppo presto. Allora, assolutamente, un aspetto importantissimo, Simone, io direi che siamo in chiusura, lancerei il link per chi vuole essere contattato, insomma avete capito che è davvero una materia molto complessa, ma spero che sia passato il messaggio che esiste una strategia ampia e quindi tutto quello che riguarda l'Agenzia delle Entrate, a partire dall'avviso bonario ad un invito a comparire che oggi, insomma, sostituisce l'avviso di accertamento,
fin quando questo si dovesse trasformare in una cartella, fino anche ad arrivare ad una transazione fiscale, il nuovo saldo e stralcio, diciamo che permette una gestione da un lato finanziaria, quindi di sapere a cosa vado incontro, come se mi stessi finanziando, sapendo qual è il mio ammortamento di questo debito, dall'altro lato la possibilità anche di ridurre, finanche eliminare in determinati casi completamente il debito. Attenzione, la soluzione esiste. Chiedo semplicemente, per chi vuole essere contattato, fatelo. Quindi lasciamo qui il link cfclegal.it/contatti. Fatelo, perché purtroppo gli inviti a comparire stanno arrivando, gli avvisi di accertamento già stanno arrivando e a brevissimo ripartirà in maniera assolutamente importante l'attività di Agenzia delle Entrate Riscossione. Allora Simone, io ti ringrazio, dico a questo punto fatevi contattare, risolvete, perché nel momento in cui poi le informazioni e la conoscenza arriva, non ce la possiamo prendere più con nessuno se domani veniamo aggrediti e non rispondiamo in tempo. E ovviamente, come per tutte le cose, prevenire è 100.001 volte meglio che curare, perché dopo diventa molto più difficile. Allora io saluto tutti, Simone, grazie mille e chiedo alla regia, buona serata. Ciao a tutti, di lanciare la sigla.